Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Gianina e oggi ho pensato di portare un argomento molto molto interessante come quello del bruciacalorie, come facciamo ad attivare il nostro metabolismo per bruciare più calorie. Iniziamo a parlare perché se arrivo direttamente al dunque non avete capito il perché. Iniziamo per dire che il metabolismo è un insieme di reazioni biochimiche, cioè di cose chimiche che succedono nel nostro organismo, che caratterizzano la funzione generale del nostro corpo, e queste reazioni portano a due principali azioni, reazioni del nostro corpo, cioè o reazione catabolica, cioè di distruzione delle cellule. Voi dovreste sapere, o se non lo sapete adesso lo scoprite, che noi ci distruggiamo e ci rigeneriamo quasi tutti i giorni. Quindi porta a un processo di distruzione. Distruzione è uno di ricostruzione, di rigenerazione. Ad esempio, i globuli rossi hanno una vita di 120 giorni, nel frattempo si sono ricostruite e rigenerate altre cellule che andranno a coprire quelle cellule che vengono eliminate per essere sempre, diciamo così, nuovi. Noi ci rigeneriamo continuamente. Pensate che il nostro scheletro, proprio totalmente, dopo 10 anni, noi siamo di nuovo nuovi. Ogni 10 anni abbiamo uno scheletro nuovo. Ad esempio il fegato ha un potere ricostruente, rigenerante altissimo, perché altrimenti, con tutte le tossine che va a immagazzinare per eliminarle, noi saremmo talmente pieni di tossine in tutto il corpo, se lui non si rigenerasse, e non potremmo vivere più di tanto. Il nostro DNA ha un potere altissimo di rigenerazione, però noi dobbiamo aiutare tutte queste cellule, tutti questi organi nostri che si rigenerano continuamente, dobbiamo aiutarli. Se noi non li aiutiamo, loro si rigenerano in modo sbagliato, in modo pesante, e da cui la conseguenza delle malattie. Ad esempio, come vi dicevo, il DNA si ricostruisce ogni 2 mesi. Lui viene colpito molto dai radicali liberi, da tutti questi alimenti industrializzati, industriali, si dice così, no? Questi alimenti cati, tutti questi alimenti che hanno un processo chimico molto elevato nella loro preparazione. Per questo sentite spesso: questo alimento ha un altissimo tasso antiossidante. Che significa antiossidante? Significa anti-invecchiamento. Noi, per aiutare il DNA, in generale le cellule del nostro organismo, dovremmo dargli degli alimenti che aiutano e rallentano il processo dell'invecchiamento. Tra questi ricordiamo i broccoli, le bacche di goji hanno un altissimo tasso di antiossidante, le spezie e in generale le verdure crude, perché, come vi ho detto, gli alimenti processati, lavorati tanto, non aiutano la ricostruzione del nostro DNA. Fino a qualche anno fa si pensava che le cellule del nostro cervello, arrivate alla maturità, scusate, non si rigenerano più. Per alcune è vero, tante delle nostre cellule, dei nostri neuroni muoiono giorno per giorno, ma è stato fatto uno studio dove si è scoperto che 3 parti del nostro cervello si rigenerano le cellule nervose. Questa è una scoperta fantastica, quindi vuol dire che c'è speranza anche per il cervello. Comunque, quindi entro un anno noi saremo quasi de del tutto nuovi. Dobbiamo aiutare il nostro corpo a rigenerarsi in modo sano, in modo corretto, in modo libero, facile, semplice. Questo lo possiamo fare
solo con gli alimenti. Il nostro stile di vita è la cosa chiave, il principale nucleo del nostro benessere. Quindi il metabolismo è distruzione e ricostruzione. In questi processi entrano anche quante calorie vengono bruciate, ma anche il depositarsi di tessuto adiposo. Qui parliamo della cellulite. Scopriamo adesso da cosa dipende quante calorie bruciamo. Circa il 55-60% delle calorie bruciate durante la giornata sono date dal metabolismo basale. Metabolismo basale che significa? Ciò che noi ardiamo, bruciamo, ardiamo. Ciò che noi bruciamo stando a riposo, ciò che il nostro organismo lavora dentro, all'interno, dentro. Noi abbiamo una macchina, questa macchina lavora 24 ore su 24 e mentre lavora brucia calorie, quindi 55-60% delle calorie assunte e presenti nel nostro organismo vengono bruciate dal metabolismo basale, il 20-25% dall'attività fisica e il 10-15% dal processo termogenico che hanno gli alimenti, da quante calorie brucia il nostro organismo nel processo della digestione, perché il nostro organismo lavora di più quando mangia, quindi quando c'è il processo di digestione, e di conseguenza brucia calorie anche mangiando. La fetta più importante è data dal metabolismo basale, quindi quanto consuma il nostro organismo per vivere, per funzionare. Per bruciare più calorie dobbiamo aumentare il metabolismo basale. Aumentare il metabolismo significa farlo lavorare di più. Come facciamo a lavorare di più il nostro organismo, il nostro metabolismo? Aumentando la massa muscolare. Significa che non basta un'attività fisica aerobica, ma c'è bisogno almeno 3 volte a settimana di un'attività fisica anaerobica. Significa prendere i pesi in mano, significa fare squat perché squat usiamo come peso il nostro corpo. Significa fare tutto quello che è possibile per aumentare la massa muscolare. Quando dico aumentare la massa muscolare, qualcuno mi direbbe: ma sei matta? Mo divento come donna, io parlo, ma adesso divento un uomo. No, voi dovreste sapere, ve lo dico io se non lo sapete, noi donne non possiamo diventare maschi fisicamente, non possiamo, è impossibile, la nostra natura non ce lo permette, perché noi non abbiamo, e quindi di conseguenza non possiamo aumentare così tanto la massa muscolare per diventare dei uomini. Aumenteremo di pochissimo. Ragazzi, andate a vedere le ragazze di Bikini Fitness. Quelle sono ragazze che non prendono steroidi. Sono ragazze che aumentano la loro massa e modellano il loro fisico. Mo vi lascerò qua da qualche parte qualche foto. Naturalmente, con attività fisica anaerobica aerobica, senza diventare dei maschi. Chi vedete che è diventato un maschio è perché prende la merda e quindi diventa un uomo. È semplice. Dovreste mangiare bene, alimenti più naturali possibile e fare attività fisica anaerobica insieme a quella aerobica. Sono queste tre le cose più importanti e le cose essenziali. Non ci sono miracoli. Le cazzate, quando le sento dire la pillola Cambogia, questo stimola il metabolismo, non c'è un cacchio che stimola il metabolismo, non ce n'è niente di chimico, di schifo. Siamo solo noi, alimenti sani che il nostro corpo non deve faticare troppo a smaltire.
più, più surnaturali, più il corpo prende qua, mette là, aggiusta là e boom, elimina. Nel momento in cui tu gli dai lo zucchero bianco, sto corpo ci mette un sacco di tempo a smaltire tutti quei carboni, tutti quei filamenti, un pezzo qua comincia a rallentarsi, fa fatica e quel zucchero rimane tanto tempo nel nostro corpo quanto il nostro corpo ha tempo per appoggiarlo sulle chiappe, sul rotolino dell'amore, sulle braccia e così via. Le cose sono semplici, raga. Mangiate bene. Nessuno dice che non puoi mangiare più il cioccolato, la Nutella, la torta, la pizza, no, ma mangiatela col cervello, in tutto quello che a questo mondo ci deve essere equilibrio, senza equilibrio non si vive. Mangi la pizza, a pranzo ti mangi un'insalata, un pezzetto di carne e eviti i carboidrati perché ti abbufferai di pizza la sera. Quindi equilibrio e poi tanta attività fisica, tanta attività anaerobica, alzate quel culo dalle sedie e mettetevi a fare i squat, alzate i pesi. Oh, e mi sono sfogata! Ok, chi vuole essere seguito in dieta Gianina, trovate tutte le informazioni nell'info box. Da un po' di tempo insieme all'altro canale, io ho un canale rumeno, ho deciso con mio figlio Matteo di aiutare le persone. Che significa questo? Che troverete nell'info box l'indirizzo di casa mia, non c'è problema, non ho paura di nessuno. E tutto quello che voi riuscite a mandarci, qualsiasi cosa, ragazzi, qualsiasi cosa, alimenti, vestiti, non importa, anche la minima cosa, noi andremo alle associazioni o direttamente alle casse famiglie. Ci abbiamo una casa famiglia qua, abbiamo un'associazione di ragazzi down, disabili, e noi andremo ad aiutare queste persone. Faremo quando andremo a portare le cose, faremo sempre dei video, così voi vedrete dove andranno le cose. E basta. Spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticate di lasciare un like, di condividere questo video perché potrebbe aiutare tante persone e magari aiuta chi tu non pensi che potrebbe aiutare. Seguitemi su Instagram, parmigiamo insieme, lì posto ogni cacchio di giorno tutto quello che mangio. Like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!